Bentornato negli studi temporati, lo diamo oggi all'assessore del comune di Volta Mantovana, Elena Bertellini. Bentornata tra noi. Bentornata. Bentornata di corsa. Vabbè, insomma, capita. Il traffico ce l'hanno anche, lo trovano anche gli assessori, il traffico. Ogni tanto sì. Abbiamo scoperto questa cosa. Allora, gli ascoltatori sono invitati sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339, lo ripeto, 348-3188-339. Allora, dunque, cominciamo subito col parlare allora di cosa, lo chiedo lei, di cosa vorrei... Parliamo del prossimo evento importante sì, a Volta Mantovana, che sarà il Convivio Voluptatis. Il Convivio. Quindi questa cena spettacolo. Che ormai il nome è bellissimo. Che è l'hai ideato? Se lo sai. Anni fa. Bellissimo proprio. Visto che ormai siamo alla 18ª, 19ª edizione, quindi infatti. Insomma siamo abbastanza avanti. Quindi questa la cena spettacolo che sarà il sabato 23 giugno. 500 persone a cena, il palazzo illuminato solo a fuoco, tutti diciamo tutto il contorno. Sarà condito da questo spettacolo rinascimentale che ormai insomma, è diventato uno degli appuntamenti diciamo più seguiti sulle colline, ecco. Sì, continuerà quindi, il 24 con il torneo del colle, quindi scherma antica dove si danno delle legnate da paura. E la sera ci sarà la taverna, uno spettacolo per i bambini, dei giochi. Precisiamo, perché lei è una sportiva di altre discipline, però insomma mi ha detto che tirava di fioretto anche lei, insomma, sul campo da calcio. È stata già paragonata a Francesco Totti, già in passato, per cui un po' anche Roberto Baggio, anche mi pare. Nella scherma moderna, insomma, c'è il parapunta, eccetera, ci sono la maschera, la scherma e così via. E hanno quindi delle grandi armature, perché esatto. Penso che ne sopravviverebbero pochi. Esatto, nella scherma vera diciamo che era un po' diversa da sì, poi è una scherma a squadre, per cui proprio si picchiano come se non ci fosse un domani. Quindi proprio proprio un qualche cosa di sì, è molto, molto particolare da vedere, insomma, è comunque uno sport che ovviamente adesso non è... In pratica, anche se iniziano diciamo in diversi sì. A livello europeo proprio, tanto che quest'anno siamo riusciti a inserire questo torneo del colle in un percorso europeo di questi tornei, per cui è seguito. Ecco. Bene, bellissimo obiettivamente. E questo ha detto il Convivium Voluptatis, che sarà il sabato 23 ci sarà la cena. Mentre okay. Il 24 giugno ci sarà la taverna aperta, quindi sarà possibile comunque mangiare a palazzo. Quindi appunto una scherma legata al periodo rinascimentale, appunto con gli spadoni che erano ben più grossi di quelli ben più pesanti di quelli appunto sportivi di oggi, insomma, tanto per intenderci. Bello, obiettivamente. E poi volevo chiedere anche, adesso andremo a vedere anche, ovviamente gli ascoltatori sono invitati a partecipare alla trasmissione, ricordo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, è il 348-3188-339 e poi i telefoni sono sempre aperti, 0376 631709. Dunque, le volevo chiedere una cosa, assessore. Lei è... guardi, le leggo un messaggio allora. Utilizzo il messaggio che manda Ivan, appassionato di calcio. Dottoressa, sa che formazione porta l'Italia ai mondiali di calcio? Formazione femminile sicuramente, perché le ragazze sono qualificate, i ragazzi no. L'anno prossimo i mondiali. I ragazzi prendono troppi soldi, anche, diciamo, possiamo dire. Gli uomini in cucina e le donne giocare a calcio. Va bene, ma lì è vabbè, un discorso più ampio, ma forse anche qualche soldo in meno non sarebbe male. Non dipende strettamente da loro, no. È sempre un immagine. Se uno te li dà è chiaro, però insomma la gente segue il calcio maschile, gli sponsor vanno su quello maschile, che a caduta finiscono sui giocatori. Allora facciamo una cosa, visto che stiamo parlando un attimino di calcio, ci fermiamo un attimino e poi torniamo parlando di calcio, però legato a Volta Mantovana e non ai mondiali con Elena Bertellini. Torniamo tra un istante. Adio! La tua musica, la nostra passione.
Con Elena Bertellini, che è assessore del comune di Volta Mantovana, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, vorrei chiedere una cosa, prima di parlare di calcio ancora, saluto ancora Ivan, facciamo anche un bilancio delle tantissime manifestazioni che avete fatto. Sì, partendo le manifestazioni, possiamo dire a livello di presenze, sì. Siamo soddisfatti, come sempre si può averne di più, però diciamo che ci assestiamo sempre su dei numeri buoni che poi portano di riflesso in paese tante persone che girano. Al di là delle manifestazioni che ormai abbiamo parlato diverse volte in radio, come Nero Pregiato, il Carnevale, piuttosto che i Passiti, usciamo a Volta Mantovana da un weekend impegnativo di manifestazioni più piccole che comunque hanno portato a Palazzo nel giro di 2 giorni più di 1.000 persone. Beh, quindi, insomma, mica male. Da un saggio di danza sabato sera alla rassegna delle razze, la mostra delle, nazionale delle razze italiane con i cani a Palazzo ieri pomeriggio, il giro in razze bicicletta. Italiane, sì. Questo? Il giro dei prati stabili, per cui in bicicletta, che Volta era una delle tappe. A ieri sera un appuntamento della rassegna Collina in Giallo, quindi una rappresentazione teatrale, una lettura su 3 omicidi avvenuti a Palazzo, sì. Per cui il Palazzo è vivo e è stato appunto il primo appuntamento di quella che è la rassegna che finirà con i primi di settembre, che è Estate a Palazzo, che vedrà una serie di appuntamenti un po' per tutti i gusti, quindi dal teatro alla musica, i concerti, al ballo, a letture, certo. C'è un po' di tutto. Certo. Giro dei prati stabili, c'è stata una bella partecipazione? Non ho i numeri, perché non passando tutti... Sì, c'erano vari percorsi, sì. Potendo partire da diversi... Sì, sì, beh, non, certo. Diciamo, di gente ne è passata tanto in bicicletta a prendere il pacchetto, a fare il timbro. Ecco, sì. Questo è la... I numeri esatti non, purtroppo non li ho, anche perché ho finito ieri, quindi non ci siamo ancora confrontati anche con gli altri comuni. Benissimo, bello. Allora, dunque, le segnalano, dice: scusi, ci sono troppi che corrono il fine settimana, molla alla Goitese e fanno i colli a 150 orari. Ah sì, adesso con la Goitese a 50 all'ora può essere che sia aumentato il traffico. La Goitese a 50 all'ora è uno dei problemi più grossi della provincia, credo. Voi avete visto un aumento del traffico con le... Ma io, ovviamente c'è una parte che si riversa poi sul territorio. Però voi avete già una circonvallazione da almeno 10 anni, sì, o anche noi, di più. Diciamo che non tocca almeno il centro paese. Ecco. Certo. Poi saluto Michela, che chiede se Balotelli sta a Volta o no. Allora. No, credo che Balotelli stesse a Volta, o quantomeno avesse una, aveva preso, una delle case, esatto. A Volta. Esatto, si sapeva, però è sempre stato in forza questa presenza, insomma. No, che fosse, c'era. Sì, sì, che avesse... Allora, insieme a De Sciaravo ha comprato un... Mario, altra cosa, come vedi il mancio alla guida della nazionale? Allora, va bene, abbiamo detto che gioca a calcio e che è esperta, però insomma, vabbè, adesso non è un programma sportivo, sì, questo, no, insomma, sì. Non, comunque, come lo vede Mancini alla guida della nazionale? Ma lo vedrà anche bene. Allora, va bene, no, non piuttosto meglio altri. C'è un messaggio che appunto chiede sempre un ascoltatore, che cosa sta succedendo invece al calcio voltese. Ah, bella domanda. Calcio voltese, diciamo, ci sono una realtà che a Volta ormai lavora da 2008, quindi che è la SD Voltesi, che quest'anno aveva una squadra in seconda categoria, purtroppo retrocessa in terza, e ha sempre seguito tutto il settore giovanile. Si sta facendo avanti un'altra società che vuole portare avanti un'altra proposta. Abbiamo fatto già diversi incontri, sia io singolarmente con entrambe le società, sia non ultimo sabato pomeriggio un incontro con un tavolo con entrambe per cercare di capire se fosse possibile, visto che il nostro obiettivo come amministrazione comunale è quello che non ci sia la guerra, soprattutto sul settore giovanile, ecco, che non ne risenta il settore giovanile, se ci sia la possibilità di qualche genere di accordo. Adesso ci sono ritagliati un po' di tempo per ragionarci. Al momento sono 2 società che vogliono fare la stessa cosa alla situazione attuale. Spero di essere smentita brevissimo
sul fatto che abbiano trovato qualche accordo. Volta a Mantovana che avrai derby praticamente, allora. Esattamente. Come Milan-Inter. Ma sai, quando è la prima squadra il derby è positivo, nel senso crea comunque in paese un il fatto è che Milan-Inter sono in una città di alcuni milioni, oltre 1,5 milioni, voglio dire. Sì, noi siamo 7.000, il derby lo vogliamo anche. Lo volete anche voi. No, a parte quello, sulla prima squadra ognuno fa le scelte, sono tutti giocatori grandi certo, che hanno la possibilità di scegliere, di continuare il loro percorso dove vogliono. Se venisse un derby non sarebbe un problema e potrebbe anche essere vissuta come uno stimolo per entrambe. Sul settore giovanile la spaccatura diventa sempre più complicata perché certo. Dispiace, è appena arrivato, dispiace che le società di calcio litighino, va tutto dando dei ragazzi che giocano, dice. Sì, questo è fuori discussione, purtroppo l'amministrazione non ha nessuno strumento per impedire né di evitare il malcontento in una, né di poter evitare che un'altra nasca. È vero che noi abbiamo, le strutture sono nostre, però chiaramente io il bilancio lo posso tirare quando tra di loro hanno capito cosa vogliono fare, perché poi certo che entra in campo anche l'amministrazione su valutare alcune scelte. Prima faccio fatica, nel senso che i campi non sono a una società o un'altra in base a, sono in base poi ai ragazzi che certo, hanno. Certo. A volte a Mantovana c'è poca unità, se fossimo uniti come Cavriano e Solferino, parlo di popolo, non di politica, saremmo quasi come Mantova, come turismo. Vabbè, è arrivato anche questo. Siete poco uniti a volte a Mantovana? Come comunità? Guarda, io questa percezione non ce l'ho. Sicuramente a livello politico ci sono state delle spaccature abbastanza forti, per cui è abbastanza normale che ognuno prenda un po' le distanze dall'altro. Certo. Però insomma, vivendo il comune tutti i giorni con così tante persone, così non ho la stessa percezione. Sicuramente le spaccature, come nel calcio, come dappertutto, un danno lo creano invece che aiutare. Comunque non è una società di calcio che si sta dividendo, è una nuova che arriva. Una società di calcio esistente e un'altra che si sta creando praticamente dal nuovo, con una branca di persone che escono. Vabbè, come sempre succede. Esatto, certo. Sì, infatti, quindi. Ma lei per chi tiferà dopo? Assolutamente non si può dire, non si può dire. Va bene. Allora, lei è veramente brava, organizzata delle bellissime manifestazioni. Adesso è arrivato un complimento anche di questo tipo. Assolutamente. Allora, le vorrei chiedere un attimino adesso, visto che stiamo andando verso la conclusione dell'appuntamento. Quali altri appuntamenti vuole ricordare? Che cosa mette come prioritario per Volta Mantovana? Come manifestazioni? Sì. Il convivio adesso per noi è la priorità. Ecco, bisogna prenotare per il convivio. Bisogna prenotare, è tutto sul sito, sia il sito del comune che la pagina Facebook del convivio Voluptatis. Queste, diciamo, sono le manifestazioni per noi, chiamiamole grosse, per la promozione turistica. Poi, come dicevo, per tutta l'estate, dedicato soprattutto ai cittadini voltesi, ma chiaramente aperto a tutti, ci sono tutta una serie, appunto, come dicevo prima, di concerti, il cinema all'aperto che andrà avanti per tutti i mercoledì di luglio. Per tutti i mercoledì di agosto invece ci saranno dei concerti nel Giardino del Belvedere. Il 21 e il 22 luglio ci sarà la Notte Bianca e la Slide City, quindi lo scivolo di 150 metri in paese. Eh sì, perché avete il colle, quindi potete approfittarne. Esattamente. E quindi sarà lo scivolo, ci sarà già dalla sera della Notte Bianca. Poi il fondo cosa, dove finisce? Finisce una piscina. Ah, ecco. Finisce una piscina. Quindi gli eventi sono tanti. Cerchiamo di tenere sia il weekend che tutta la settimana qualcosa da fare. Ieri sera mi ha fatto piacere perché una persona di volta mi ha detto: ah, non avevo voglia di stare a casa, ho guardato sul sito del comune e fatalità, tutte le sere c'è qualcosa, quindi questo fa. Allora, fa piacere. Leggo alcuni messaggi che sono appena arrivati. Assessore, la Proloco mi sembra spenta, spero che rinasca meglio. Ecco, la Proloco, a proposito, bene questa domanda. La Proloco negli ultimi 4 anni ci sono stati grossi cambiamenti. Ancora 2 anni fa
diciamo c'è stato un cambio alla presidenza, quindi un cambio, chiamiamolo storico, perché dopo oltre 20 anni di con un presidente ha preso in mano la situazione Bertelli Luisino, insieme al suo direttivo hanno fatto un passo importantissimo per la ricostruzione un po' della Proloco, visto che nel momento in cui è uscito il vecchio presidente Mauro Segna, dietro sono uscite altre persone che da sempre avevano collaborato, quindi ci si è dovuti un attimo reinventare. Martedì 5 giugno ci sono state ancora le elezioni. Il nuovo presidente Luca Stefanoni, che magari la prossima volta mi piacerebbe venire qui con lui, ragazzo giovane che per lavoro organizza eventi, e quindi potrebbe essere anche una persona che dà uno slancio in più, diciamo, alla Proloco, che è fatta di persone importantissime, di cui alcune anche abbastanza su con l'età, quindi per cercare di coinvolgere magari entrambe, perché di volontari per tutte le cose che facciamo c'è bisogno, e potrebbe essere la figura che sicuramente dà un ulteriore aiuto già al lavoro fatto negli ultimi 2 anni, molto importante. Anche perché molti danno per scontate appunto le cose, però se non ci sono i volontari che fanno... No, si farebbero metà delle cose. Esattamente, per cui non è così. Sì, la fortuna di volta, questo l'ho detto in tutti... In tutte le occasioni, in tutte le interviste, è proprio appunto il noi fatto. Ci mettiamo sicuramente l'impegno nell'organizzarle, nel coordinarle, però se non ci fossero loro almeno metà non si farebbero. Poi Bertellini, voi state andando bene, i rosiconi lasciateli rodere, vi dice qualcuno. Erano arrivati anche dei messaggi in cui chiedevano dei commenti politici, ma lasciamo perdere adesso. Non ci sono state le elezioni a Volta Mantovana quindi e non saranno neanche brevissimo, per cui abbiamo ancora un anno di tregua. Comunque lasciate rodere, insomma, i rosiconi, suggerisce questo l'ascoltatore o l'ascoltatrice, non è fermata. Allora, siamo in chiusura, ringraziamo tantissimo l'assessore del comune di Volta Mantovana, Elena Bertellini, grazie a voi. Come vuoi salutare qui i suoi concittadini? Li saluto sempre. Ok, benissimo, grazie.